Quanto è importante ospitare questo genere di eventi, non solo per Sestri ma per tutte le montagne piemontesi? È fondamentale. Qualcuno vede gli eventi sportivi, gli eventi internazionali, i grandi eventi come fonti di rischi, fonte di degrado per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, fonti di malaffare. Noi vediamo gli eventi sportivi, i grandi eventi sportivi invece come motore di grande rilancio turistico, di grande immagine, come possibilità di ritorno immediato per gli investimenti che portano, ma di prospettiva per continuare a posizionare il Piemonte nell'immaginario internazionale come una meta sciistica di assoluta eccellenza. Noi abbiamo la consapevolezza di avere un Piemonte fatto di straordinarie eccellenze in tantissimi settori e l'eccellenza turistica del turismo sportivo, ma del turismo in generale, credo che sia uno dei patrimoni più belli e più importanti su cui investire per il futuro. In una regione come la nostra, dove non dimentichiamolo mai che un terzo degli stipendi si paga sempre l'industria, quindi lunga vita all'industria e sostegno all'industria, ma due terzi ormai variano in tanti settori, in tanti ambiti, sicuramente quello del turismo e tutte le attività connesse è un settore in forte espansione su cui io credo debbano essere fatti investimenti importanti anche da parte nostra, quindi la sensibilità positiva di chi mi ha preceduto è la stessa sensibilità che noi evidentemente oggi vogliamo mettere in campo per proseguire in questa attività in cui crediamo molto e perché da posti di lavoro, da ricchezza, ma soprattutto da un futuro alle nostre montagne, perché se noi vogliamo che la gente continui a vivere in montagna o gli creiamo delle occasioni perché uno possa lavorare in montagna e avere una redditività dalla sua attività in montagna, oppure è evidente che le montagne si spopolano. Naturalmente gli sport invernali sono un elemento fondamentale e naturalmente la Via Lattea, ingegnere, rappresenta per noi l'eccellenza assoluta. Sulle manifestazioni noi ci saremo e ci saremo, come dicono nelle mie campagne, ve lo dico in piemontese perché da noi lo dicono così, che è inzerrita, vanta te, metà con sei e metà sotto, cioè cercheremo di dare consigli ma anche risorse economiche. Grazie.